Allora, mister, intanto complimenti, li ha fatti anche Stroppa per le panchine, le 549, per questo secondo posto, per Sono le adesso, prime, ci sono sono solo solo le le prime prime. 549, va bene. Si Non poteva, dire che sono vecchio perché ho cominciato presto, io ho capito. diversamente giovane, Sì. diciamo che si poteva anche festeggiare Lo so. con una vittoria, Assolutamente sì, però Stavolta il abbiamo VAR è stato dalla nostra parte, a parte che è stata una cosa oggettiva, c'è sì. poco da dire, però qualche rimpianto lo portiamo a casa, secondo me. Intanto la consapevolezza abbiamo fatto una grande partita contro una squadra molto forte, e giocata con grande attenzione, con grande intensità da parte nostra, e alla fine anche se andiamo a analizzare le occasionissime sono state nostre, quella di Pablo nel primo tempo, quella di Strega alla fine, e quindi semmai il rammarico per non aver monetizzato la, così, ecco, la, però ecco. Mi piace riconoscere che comunque l'avversario è un avversario forte, tosto, e quindi siamo contenti comunque della partita che abbiamo fatto e il risultato lo accettiamo volentieri. Ma Botteghin, turno di sosta. ascolta un attimo, non è che si può giocare in Serie B sempre con gli stessi Ma giocatori, eh? Botteghin è Botteghin. Botteghino in Botteghino ha 37 anni, dopo 5 giorni è una partita. Poi scusa, adesso sinceramente la cosa mi comincia a dare fastidio. Perché io non do mai spiegazioni ai giocatori perché uno gioca, beh, intanto è una rosa valida, intanto secondo me il valuto del lavoro settimanale e nell'arco di un campionato 38 partite come quelle che sono in Serie B, quelle in Serie B non, è impossibile che ognuno sia sempre al 100%, la condizione è che la settimana lavorativa, perché per me gli allenamenti sono fondamentali, possa stare al 100%. In ultima analisi, le ultime partite avevamo preso 5 gol in due partite. Quindi un allenatore è giusto che cerchi un po' di ricaricare e rivalutare alcune cose. In ultimo chiudo, oggi il gol non l'abbiamo preso. Quindi alla fine gli altri stanno a zero. No, No, non era una critica, era una no, no, richiesta per no. capire se non stava bene, se era No, successo non c'è da qualcosa, te, che per non posso fare carità. scelte, sono allenatore, sono Sì, per carità. 27 giocatori, faccio giocare quelli che Certo. secondo me sono... L'ultimo quarto d'ora Ascoli un po' più stanco delle altre volte, è sembrato. All'ultimo quarto d'ora, quando abbassi il ritmo, viene fuori la qualità della squadra avversaria. I cambi che hanno fatto loro sono giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie A. Non ci scordiamo che questa squadra qui sta per passare il turno a Roma contro la Roma. Non ha preso gol nel 2024, la migliore difesa del campionato. E secondo me è una squadra molto forte, sinceramente. Quindi ci sta che magari siamo calati un po', ma non è che abbiamo concesso grandi cose. Mister, buonasera. Io ci metterei anche l'occasione di Falzerano che ha sfiorato il palo. Sì. No, ma giusto, bravo, questa non la ricordavo. Questa è un'occasionissima anche quella, perché la palla pulita sul dischetto e purtroppo, ecco, l'ha messa fuori. Quindi le occasioni le abbiamo avute. Si è fatto 0-0, ma si è fatto una gran partita. Possiamo dire il classico punto di ripartenza in vista degli scontri diretti che Ma io, arriveranno? ascoltate, io penso che noi le nostre partite le abbiamo sempre fatte, perché anche a Catanzaro, secondo me, abbiamo fatto una gran partita per 72, 70-80 minuti. Abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo pagato alcune decisioni sulle quali non voglio ritornare. E poi, ecco, il fatto che comunque rimanere in 10, come è successo a noi, non ci dimentichiamo, visto che voi siete molto attenti a vedere chi gioca, chi esce, chi entra. Mancava Pedro, che è il nostro capocannoniere. Abbiamo dovuto, mancava, insomma, ecco. Non eravamo in una condizione ottimale, pur avendo fatto un'ottima gara. Si è perso perché alla fine si è perso abbiamo preso gol su due calci d'angolo. Quindi voglio dire che la prestazione l'abbiamo fatta anche a Catanzaro. Mister, una curiosità, il cambio della panchina, No, Scaramanzia? no, no, l'hanno fatto loro, l'hanno fatto la registra società. Non, no, no, io no. Non ci credo a queste cose, quindi non l'ho fatto io, non è stata una cosa mia. Grazie. Prego.